abbiamo cominciato la produzione perché i confetti che acquistavamo dal Molise sin dall'inizio dell'attività imprenditoriale 1985 a Cassino? a Cassino, esattamente. D'altronde noi siamo di Cassino come origine familiare, ci conosciamo proprio perché siamo paesani, come si dice. Nello spostarci a Isernia per espandere la nostra attività commerciale nel mondo degli eventi, quindi matrimoni, le comunioni, tutte cose belle, no, della vita, perdiamo la fornitura di questi confetti perché il produttore di confetti di Isernia entrò in gelosia e non ci voleva più dare i confetti. Oltretutto anche con un danno economico perché noi compravamo all'epoca qualcosa come 40-50 milioni di lire di confetti in quel Da questo periodo. signore. Però il caso, probabilmente non è solo il caso, volle che il confettiere che non lavorava più presso questo signore venne a fare la comunione alla figlia e così nacque questo rapporto e conoscemmo il signore che faceva i confetti così buoni. Era un periodo particolare della nostra storia anche familiare, il mio fratello maggiore, Claudio, intraprese questo percorso di formazione da questo maestro confettiere che aveva imparato a fare i confetti a sua volta da un maestro confettiere di Sulmona. Nel dopoguerra venne a lavorare a Isernia e insegnò questo ragazzetto, all'epoca era un ragazzetto, il nostro confettiere. E così dopo circa una decina d'anni riuscimmo ad avere ancora una volta i Buoni confetti. confetti. Una signora prima faceva riferimento al confetto guardando i confetti con la fusione del cioccolato e parlava che il confetto di mandorla era un'altra cosa, il mondo delle cerimonie, questo mondo antico. In effetti noi produciamo ancora il confetto fatto con la mandorla siciliana e il mio fratello oggi è in Sicilia proprio per cercare di far ripartire una produzione. Un'eccellenza italiana, la mandorla di Aula, che però purtroppo si è ridotta moltissimo perché la poca, scarsa lungimiranza del territorio la sta facendo perdere. Quando era del regno era lungimirante, ma è italiana, è diventata così. C'è poco da fare. Quindi noi Perché produciamo. Napoli e Palermo? Dove dici questa cosa? Allora, Napoli e Palermo, perché questi sono prodotti che trovate sulla rete autostradale. Abbiamo voluto rilanciare il prodotto della tradizione italiana. Prima ho parlato di fusion, no? La fusione. Dobbiamo guardare anche alle nuove generazioni, non possiamo nascondere che il confetto fatto solo con la mandorla classica è un prodotto della tradizione cerimoniale italiana, ma se dobbiamo poi coinvolgere i giovani quando gli parli di cioccolato, ovviamente hanno un sentimento sicuramente di maggiore attrattiva. Quindi negli ultimi 20 anni abbiamo potenziato la capacità di trasformare l'azienda grazie anche al fatto che questo prodotto si è diffuso rapidamente. Quindi la combinazione di mandorla e cioccolato Vedo confettato. verde, quindi pistacchio per intendere la Sicilia. Sì, pistacchio arancio per la Sicilia. E noi che? A voi è stracciatella, no, ricotta vera e pasticcere, crema Ah, ecco, è pasticcera. che non va a succedere. Rappresenta Però Napoli. abbiamo Firenze, abbiamo Venezia, abbiamo Roma. Ah, Sì, pare. è un percorso, abbiamo pensato ai turisti, abbiamo pensato all'internazionalizzazione dell'azienda, noi esportiamo in 21 paesi, noi siamo un esempio piuttosto comune, devo dire, fortunatamente, considerando che l'Italia può essere ancora definito un paese stabile perché ha un volume di esportazione molto alto. Cioè noi tutto quello che trasformiamo non lo potremo mai vendere solo agli italiani. Sapete che Made in Italy ha un appeal a livello internazionale importante, dalla fashion alle autovetture, no? Pensiamo solamente alla Ferrari, all'Alfa E qual è Romeo. il paese che più prende i confetti nostri? Ma allora, l'internazionalizzazione del confetto è un percorso complesso, non è facile, dobbiamo trovare comunità italiane all'estero, sapete che sono numerose, per avere un favore.
La sfida nostra come azienda è quella di definire questo prodotto un M-Men's pregiato, perché a tutti gli effetti M-Men's, che conoscete tutti quanti, è una multinazionale americana, ha preso l'arachide, l'ha ricoperto di cioccolato e l'ha confettato, e poi ha detto che è il cioccolato che si scioglie in bocca ma non si scioglie in mano. Questo prodotto ha le stesse caratteristiche, se ci pensate, no? È un prodotto con frutta secca e cioccolato e non si scioglie in mano ma si scioglie in bocca. Quindi è un prodotto che può essere distribuito, diffuso con una certa facilità. Io non ho portato il cioccolato perché con 30 gradi non si sarebbe fuso in macchina, no? Però ho portato i confetti, non solo perché volevo parlare dei confetti, ma perché Possiamo era più mangiare. comodo, era più comodo. Quindi uno dei nostri scopi è proprio quello di diffondere questa tradizione che poi è del nostro territorio, Molise, Abruzzo, sapete che sono territori dove il confetto si è radicato, però anche in Campania Anche in abbiamo Campania, anche. delle tradizioni Insomma, importanti, del regno, soprattutto. Il regno arrivava a Teramo. E quindi speriamo di poter dare il contributo a questa italianità, a questo pregio, a questa tradizione. Bravo.